Dalla Siria ancora nessuna notizia di padre Paolo Dall'Oglio, il gesuita italiano le cui ultime immagini risalgono al 28 luglio sera, stando ad un paio di video girati a Raqqa nel nord della Siria. Secondo il ministro degli esteri Emma Bonino, pare sia stato rapito da un gruppo islamico che è la versione locale di Al-Qaeda. Le incertezze del capo della diplomazia italiana lasciano alquanto perplessi. Nel dubbio il silenzio è d'oro, soprattutto pensando a chi è in ansia per la sorte di un proprio caro. Comunque la Bonino è fiduciosa per padre Paolo Dall'Oglio e per l'inviato della stampa Domenico Quirico, di cui si sono perse le tracce da aprile sempre in Siria. Fosse vero il suo rapimento, allora sarebbe la dimostrazione che nel conflitto in Siria, cominciato nel marzo 2011, non ci si capisce più nulla, ha invece dichiarato oggi il nunzio apostolico in Siria Mario Zenari, secondo il quale di padre Dall'Oglio si sono perse le tracce in una zona che lui conosceva bene, dove sono attivi gruppi che lo stimavano. Padre Dall'Oglio è espulso dalla Siria lo scorso anno dal regime di Assad, nei giorni scorsi è rientrato nel paese dal Kurdistan iracheno per tentare di ricreare l'armonia in Siria e per parlare con chi potrebbe fermare la guerriglia islamica contro i siriani e contro i combattenti curdi. Il religioso ha anche avvertito che per alcuni giorni sarebbe stato irreperibile. Intanto il terrorismo di Al-Qaeda, oltre ad incidere in Siria con diversi gruppi di combattenti, continua ad aizzare la tensione globale. In seguito ad intercettazioni di messaggi minacciosi del leader al-Zawahiri, nello Yemen e in una ventina di paesi islamici gli Stati Uniti hanno chiuso le sedi diplomatiche. Anche la Gran Bretagna ha evacuato il personale dallo Yemen. In Egitto, inoltre, i copti sono nel mirino degli islamisti.